Esisteva un tempo una rivista politica, siamo negli anni 30, 40, all'interno del dibattito, diciamo pure marxista. Quella rivista si chiama Socialismo o Barbarie, anzi, Socialismo o Barbarie. Muoveva dall'idea che il socialismo, cioè le ragioni della critica sociale, avrebbero salvato il genere umano appunto dalla barbarie. C'era molta complessità in quel dibattito. Anni in cui si affermavano in senso statuale il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. E quindi l'idea che il socialismo avrebbe salvato dalla barbarie, nonostante, credo che quella rivista fosse critica anche verso il sistema sovietico. Questa premessa è necessaria per giungere ai nostri giorni e alla triste invisibile sinistra di queste ultime settimane. La domanda che mi pongo è molto semplice. Come mai in nome non del socialismo, ma di una presunta civiltà letteraria, la sinistra, nei suoi gangli mediatici, editoriali, cinematografici, in Italia, tende, perdonate, a cooptare una serie di figure femminili che hanno la pretesa di imporsi e di affermare la propria necessità etica a partire dal garbo, dalle buone maniere. Idealmente è come se dovessimo immaginarle quel collettino inamidato. Il conflitto è del tutto cancellato, nella convinzione che l'ordine esatto delle posate sulla tavola, l'ordine della misura, salveranno il mondo dall'orrore. Ovviamente si tratta di un placebo, un'illusione, l'affermazione della sensibilità, del buon gusto. Talvolta queste persone, soprattutto nel contesto letterario, si chiamano fra loro sorelle. La dimensione è quella che io ho definito amichettistica. Occorre immaginare un hortus conclusus dentro il quale tutte queste figure femminili vengono cooptate. Il caso più recente è stato quello di una virologa che, proprio per il suo garbo, è stata prontamente inserita in questa quadreria. Ma ci sono tanti altri esempi. Il caso più, ai miei occhi, imbarazzante è quello della scrittrice Chiara Valerio, ben introdotta, diciamo, nel sistema letterario, mediatico, editoriale, che cita il filosofo Simone Weil, perché Simone Weil si riteneva tale, al maschile, a proposito del corpo. Con la piccola differenza che Simone Weil nega il proprio corpo, nega ogni forma di eros a se stessa, ma è anche l'autrice, pur essendo una creatura che nella sua riflessione filosofica tende all'assoluto della grazia, quando parla del corpo lo fa incarnando se stessa, diventando operaia alle officine Renault,
E chi ha letto La condition ouvrière, la condizione operaia, scoprirà che Simone Weil parla della fatica, dell'alienazione, del potere di chi governa la fabbrica. E non certamente indossa le ali angeliche del garbo e del presunto buon gusto. Questo genere di immaginario del garbo che fa sì che la sinistra coopti queste sartine. C'è un momento in cui chiedono a Louis Ferdinand Céline, uno scrittore straordinario, tra i più grandi del secolo trascorso, cosa si possa fare per salvarsi dal dominio di qualcosa che oggi definiremmo del pop. Lui dice: è inutile lottare contro Aznavour, il cantante. Tous les midinettes sont pour lui, tutte le sartine sono con lui. Ora noi amiamo le sartine e siamo certi che siano migliori della virologa Antonella Viola, che abbiano sogni migliori, che abbiano un proprio eros, non cancellato o offuscato dall'idea del garbo. Ma dobbiamo far nostre le parole di Céline. Immaginare ancora che una pretendente al trono del Partito Democratico, Elie Schlein, citi un videogioco degli anni 90, Monkey Island. Si può benissimo fare i conti con la dimensione pop, ma relativizzandola ci sarà una differenza fra i popcorn che danzano sul soffio di luce dentro la teca che li sta producendo e un piatto di carbonara. Ci sarà una differenza di peso specifico. Dobbiamo veramente arrenderci all'idea che il consenso debba essere costruito attraverso una forma di conformismo inamidato, che cancelli le parole, che cancelli l'eros, che cancelli la realtà meravigliosa e celestiale di un pompino, attribuendo chissà quale valore negativo, quando tutti noi sappiamo che le donne amano fare i pompini. Come scrissi in un romanzo, ci sono pompini che assomigliano a preghiere. Restituiteci il corpo, riprendiamoci l'eros. Orrore per questi collettini inamidati del conformismo amichettista.